Faccio cadere i corpi a terra. Non scrivo strofe, cronache di guerra. Potrebbe andare peggio, da domani piove merda. E sta tranquillo qua chi non si è mai schierato. Pugno chiuso e braccio alzato contro il vostro braccio armato. Vengo a riprendermi quello che mi hanno tolto. Il mio futuro è morto, sto mese sto un po' accorto. Come il mese scorso, ma tutto quel che so è che non sono un black bloc. Sono incazzato e dammi torto. I tuoi eroi fanno cilecca sul più bello. Fighetti strapagati come Matri e Borriello. Esproprio proletario, ti entro in casa col crick. Fanculi radical chic, restiamo hardcore come Camille Glick. Restiamo hardcore come Camille Glick. Ehi, hai rotto il cazzo col fair play. Sei un pagliaccio anche se cambi l'AKA. Peyote brings the pain. Vogliamo il gioco. Lui ha una grande personalità in campo perché è un vero condottiero. Striglia la squadra e dice a tutti che la tensione va tenuta alta. Fuori dal campo è una persona molto umile, è un padre di famiglia, è un profilo di una vecchia scuola di calciatori, quasi un po' ricorda il vecchio Toro, quel vecchio Toro che nasceva dal Philadelphia. Lui un po', seppur non l'abbia vissuto il Philadelphia, seppur magari non conosca perfettamente il concetto di tremendismo granata, davvero lo incarna in una maniera quasi naturale. Forse proprio per questo che i tifosi in un certo senso lo hanno eletto capitano. Lui è il capitano della gente in questo momento. Effettivamente tu mi dici è straniero, forse è anche un pizzico, un momento culturale, un momento di aggregazione, perché in effetti è un po' singolare questa cosa. Il capitano straniero in Italia si è visto poco, ma quando si è visto è un giocatore che effettivamente è entrato a tutti gli effetti nei cuori dei tifosi, ma proprio ha incarnato anche lo spirito di questa nazione. Lo abbiamo visto all'Inter con Zanetti, lo vediamo oggi con Glick al Torino. Hai rotto il cazzo col fair play, sei un pagliaccio anche se cambi lei che ieri. Io ti brings the pain, vogliamo il gioco sporco. Tanto è sporco il mondo dove sei, lontano dai idee fake. Sempre quei calciatori ricchi e belli che se toccano una palla. Di qua, volendo, di qua. Andiamo. Sono un po' in... Ho fatto una canzone che io non parlo, prende spunto da Camille più che parlare direttamente di lui. Perché, beh, per il fallo nel derby. Famoso. No, in realtà hai fatto di meglio, sei riuscito a farti espellere anche al derby di ritorno. Io mi sono innamorato per quello, cioè il primo anno di Serie A, due, sì, in tutti e due i derby, cioè per me è una cosa importante. Io sono d'accordo con lui, perché al tifoso del Toro comunque fa piacere. No, in realtà lui secondo me rappresenta un altro modo di approcciarsi al calcio. Tra l'altro hai visto che forse il Genoa fa la coppia d'attacco Matri e Borriello tutti e due insieme? Sì, sarebbe, sarebbe divertente comunque. No, perché ho visto quando hai marcato Matri e hai fatto anche due gol tra l'altro quel giorno. Vabbè, la canzone parla di questo tipo diverso, di questo modo diverso di approcciarsi al calcio e alla vita. Cioè il calcio è come una metafora della vita, ecco. Secondo me lui rappresenta un po' lo spirito del Toro, del tremendismo degli anni 70, ecco, prima con Giorgio Ferrini, eccetera, che si era un po' perso, secondo me, negli anni. Io non li ho visti gli anni 70, ovviamente, però me l'hanno raccontato, me l'hanno tramandato, e quindi un po' mi mancava quel tipo di spirito, e secondo me lui lo rappresenta bene. Poi è diventato capitano, insomma, ti ho anche portato bene con la canzone, dai, un po' di fortuna. Sì, da quel momento lì le cose, cioè, vanno sempre a meglio. Avete vinto con la Germania, sì, sì, che comunque, cioè, vince, credo che sia una cosa importante per la nazionale polacca. Sì, sì. Un calciatore polacco con Boniek, neanche Boniek segnava come te, quindi cioè, ma non segnava tanto come lui e faceva la punta, però per me è un onore, insomma, che in un paese di cui conosco poco ed è così lontano si parli di me, che non sono nessuno. La cover? Ah, c'è tra l'altro una cosa buffa, non so se l'hai visto, c'è un ragazzo inglese tifoso del Toro che ha fatto la cover cantando in italiano male, molto male, sì. Lui dice che faccio cadere colpi a terra e poi dice un sacco di minchiate. Però è strano, cioè un ragazzo inglese ha fatto la cover di un italiano che parla di un giocatore polacco, è un po' strano. È una roba molto europeista, tra l'altro. Ci sta. A ty zdasz to wakami? Co? A ty zdasz to na tej piosenki? Słyszałem parę razy, ale tak z pamięci to nie. Nie, to nie. Ciężko. A to jest w ogóle taki hip-hop, to jest twoja muza, czy raczej... Wiesz co, słucham, ja wszystko słucham generalnie, nie? Nie mam jakiś tam, wiesz... Nie wybrzydzam, może tak powiem, nie? Ale nie, słucham też. Nie, słucham też.
One, two, three and down the four. Da zitto sembro hipster ma se rappo suono hardcore. Quando scrivo l'Armageddon ma a livello indoor. Let the bodies hit the floor. Resto senza nome come i conti offshore. I tuoi eroi fanno cilecca sul più bello. Fighetti strapagati come Matri e Boriello. Esproprio proletario, ti entro in casa col crick. Fanculi radical chic, restiamo hardcore come Camille Glick. E poi c'è di nuovo il coro. E fanno fuori, fanno il coro. Abbattono, ci sono proprio gli ultras fuori. E niente. Kamil, usłyszałeś te pisze przed publikacją, czy już jak była w sieci? Generalnie, jak... To znaczy nie, przed publikacją przyszedł, tylko Willi zapytał, czy może to puścić w obieg, ale nie, nie, przed premierą nie słyszałem tego i gdzieś tam dopiero później, jak to się ukazało, to słyszałem, także... Ale gdzieś... jest ostry momentami, ale spodobał ci się, czy... Tekst nie, tekst jest momentami rzeczywiście dość ostry, ale nie jest to, wydaje mi się, że aż nie chyba na tyle ostro, żeby gdzieś tam ktoś się mógł na to obrazić. Buriello i Matri. Wydaje mi się, że może gdzieś to słyszeli, ale nie. Nie słyszałem, przynajmniej ja, żeby zawodnicy gdzieś tam się na to obrazili, ci, o których mówiliśmy, także wydaje mi się, że wszystko gdzieś tam w ramach przyzwoitości. Grazie, thank you very much. Thank you. Grazie a voi. Ci vediamo, mi fai per la maglia? Ci vediamo. Aspetta, le foto, un'altra foto? Sì, fai. Can I take a picture with you? Andiamo. Ale powiedz mi, często w ogóle na piłkę wodną, czy nie, to tak? Pierwszy raz. Pierwszy raz? A to we Włoszech jest takie popularne? No, jest popularne. Tak, jest popularne. Chyba nawet nieźle z tego, co słyszałem. Jest. No, dobrze. Wiesz, dużo ludzi, widać też, wiesz. To będzie coś fajnego, nie? Ciekawe. Nigdy nie byłem, nie, na takim meczu w piłki wodnej. Dbam o siebie, tak? Oczywiście kąpię się, myję zęby, tak.